Buongiorno cari amici di Storytime, siamo tornati, io sono Bartolomeo e oggi siamo in compagnia di due persone interessantissime, Luca Tognetti e Lorenzo Varriano, che ci parleranno fra pochissimo della loro attività di divulgatori scientifici. Benvenuti ragazzi. Grazie, grazie, grazie mille. Allora, raccontateci tutto perché io sono curiosissimo, non vedo l'ora. Ok, parto io. Va benissimo. Allora, nel 2017 ho deciso insieme a un amico di fondare questo sito web che ha come scopo la divulgazione scientifica, ma non generalista, ma un po' più specialista nel settore dell'astrobiologia. Cos'è l'astrobiologia? L'astrobiologia è la ricerca della vita nel cosmo, quindi la ricerca di come questa si può distribuire all'interno del cosmo, di come ha avuto origine e di come noi possiamo coadiuvare l'esplorazione spaziale, perché comunque anche noi esseri umani facciamo parte della vita. Chiaro. Che farà in futuro parte del cosmo, si spera, certo. Almeno 2024, speriamo. Io sto già volando, tra l'altro, bellissimo, una cosa noi. Interessantissima davvero. Anche noi, e poi dopo un po' che parlavamo di astrobiologia abbiamo deciso di ampliare un po' il campo, perché comunque è un campo molto ristretto, e ci siamo spostati anche nel settore dell'astronomia, che è un po' più generalista ancora. Certo. E anche dell'astrochimica, perché spesso all'università o alle scuole superiori studi chimica, ma mai correlata agli ambienti spaziali. Certo, studi, chiaramente. Studi di laboratorio, i soliti esperimenti che vengono fatti, ma mai con un fine spaziale. Certo. Ho scoperto questo campo, abbiamo studiato un po' e alla fine abbiamo ampliato il sito. Poi fino a 3-4 mesi fa ho lavorato da solo, dopodiché ho deciso di prendere dei collaboratori per questioni di tempo, questioni di organizzazione, e appunto ho chiamato anche Lorenzo. Perfetto. Lorenzo e anche altre 9 persone in questo momento, in più stiamo cercando altre, e trovo che Lorenzo sia una persona particolare per questo progetto, perché lui non è propriamente uno scienziato. Certo. Si è avvicinato a noi in un altro modo e magari faccio spiegare a lui. Per una passione, immagino, giusto? Sì, in realtà sono uno psicologo, quindi diciamo che non è proprio la cosa più aspettata quando si parla di astrobiologia. D'altra parte però, appunto, parlando di astrobiologia, parliamo anche di astronauti alla fine, quindi certo. Per fare un esempio pratico, quando noi mandiamo un astronauta nello spazio ci sono delle condizioni atmosferiche, ambientali, certo, che sono diverse rispetto a quelle che abbiamo qui sulla Terra. Di conseguenza le modificazioni che ci sono a livello cerebrale sono comunque modificazioni chimiche e biologiche che riguardano anche noi psicologi. Certo. Perché quando noi, per esempio, che ne so, parliamo di microgravità. La microgravità va a impattare sul funzionamento cerebrale. La fisiologia umana funziona in modo diverso nello spazio, certo, rispetto a come funziona sulla Terra. E questa cosa può andare anche poi a creare delle ripercussioni a livello psicologico, perché comunque quello che succede nella testa viene poi tradotto da noi in comportamento. Quindi tutti i comportamenti che noi vediamo, diciamo, lo psicologo è, tra virgolette, l'esperto del comportamento, è anche l'esperto di quello che succede alla base del comportamento, quindi chiaro, anche tutti i meccanismi chimici, biologici, fisiologici che ci sono di base. Tra questi, appunto, tutti quelli che ci sono a livello astrospaziale, certo, tutto quello che cambia a livello fisiologico nello spazio. Quando studiavo si parlava, io ho fatto l'aeronautica, ve lo dicevo prima nella presentazione, si parlava di igiene del volo, quindi tutto quello che io all'inizio prendevo in giro perché mi veniva in mente l'igiene, quello dove pulisci, invece no, è tutto quello che interviene sul corpo umano dal momento in cui, esatto, si supera il Mach 1, piuttosto che nel caso di una forza G negativa, esatto, durante una virata, piuttosto che incabrata, impicchiata e tutto. Ed era interessante, che mi ricordo, il fattore dell'annientamento della vista dal momento in cui tu hai un'accelerazione troppo forte. Esempio, quando si lanciano dai seggiolini eiettabili i piloti da guerra, non ne possono fare più di 3 perché si spezza la schiena, piuttosto che si deforma proprio l'occhio, si stacca la vena, adesso poi magari dirò una cialtroneria, ma non credo, si stacca la vena dell'occhio, quindi perdi proprio la vista. Qui bisogna anche considerare queste cose. Mi sono sempre chiesto anch'io nello spazio come potesse funzionare, soprattutto negli anni 60, primi anni 70, quando i viaggi nello spazio erano veramente dei pionieri. Mi sono sempre chiesto come questi possano aver vissuto la loro vita successivamente al ritorno sulla Terra. Poi sicuramente ne sapete meglio voi, io non mi sono mai informato, però è una cosa che è molto affascinante. Grandi ragazzi, adesso come vedete questa attività nel futuro, nel senso, al di là dell'assunzione che di nuove persone, avete degli obiettivi, delle milestone che volete raggiungere, come, raccontateci. Sì, qualcosina sì. Io per esempio adesso sto iniziando a fare un dottorato in astrobiologia e mi muoverò da Milano a Napoli. Qua a Napoli cercheremo di avere dei contatti, di costruire dei contatti un po' più
e importanti, uh-huh. perché il gruppo in cui andrò a lavorare collabora con la NASA, con l'ESA, con l'ASI, che sono l'aerospaziale italiana, l'aerospaziale europea e quant'altro. E quindi cercare di portare questo progetto non soltanto sulle piattaforme social, certo. oppure all'interno di piccoli eventi divulgativi ai gruppi di astrofili dei vari paesi della Brianza, ma portarlo anche a un livello un po' più elevato, facendo dei workshop su cos'è l'astrobiologia, certo. anche perché ad oggi è un argomento che viene poco trattato. Sì, sì, sì. Lo sta sì, diventando sì. sempre di più, ma in Italia è ancora un po' di nicchia, nonostante Purtroppo. Stia veramente tanto prendendo piede, soprattutto nella realtà napoletana. Sì, io so che a Napoli è un polo aerospace gigantesco, lì c'è anche a Pomigliano d'Arco una parte di una grande azienda che si chiama Leonardo, sì, che sicuramente conoscete, dove ho lavorato tanti anni, e sono stato proprio a Pomigliano a fare un audit per questa azienda, e effettivamente è proprio un polo aerospaziale pesantissimo, tra Napoli e Anagni si dividono un po' quello che è l'aerostrutture di anche di Airbus, quindi comunque di velivoli che poi vengono utilizzati ogni giorno da centinaia di persone, e noi siamo centro eccellenza di costruzione aerospaziale, sostanzialmente siamo i numeri uno, ed è pazzesco come purtroppo non passa questo messaggio agli utenti finali, ai semplici, non ai semplici, alle persone che non hanno studiato questa bellissima materia che è l'aeronautica, l'aerospace in generale, e tutti pensano che, non so, ad esempio gli americani siano i numeri uno. Non è vero, siamo noi i numeri uno, mi spiace. Poi sicuramente NASA e SpaceX, soprattutto adesso con Elon, che sta facendo dei passi da gigante anche nell'ingegnerizzazione di alcuni velivoli e tutto quanto, hanno magari l'idea bellissima, però poi quando devono costruire bussano alla porta dell'Italia. Sì, 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 sì. Questa è una roba bellissima. Ragazzi, io vi faccio i miei complimenti, io vi trovo innanzitutto due persone molto preparate e intelligenti, e spero di vedere i vostri passi da gigante in futuro, e sicuramente io stasera vengo subito a stalkerare tutte quelle che sono le vostre attività. Volentieri. Per cui, se mi autorizzate, io lascerei qualcuno dei vostri contatti, che dite? Certo, assolutamente. Allora, i ragazzi... Questa attività quindi si chiama astrobio.it, e ovviamente il sito internet as well si chiama astrobio.it. Sono anche su Instagram, su astrobio.it_en, e loro sono Luca Tognetti con la mail luca.tognetti@unimib.it, e l'altra mail è uguale, non so perché ho detto una e l'altra, ma alla fine è una sola, mi sto rimbambendo l'età, mi dispiace. Allora ragazzi, io vi invito a fare un invito voi a eventuali vostri amici, piuttosto che dei saluti, così che chiudiamo la puntata e insomma avete l'ultimo spazio per poter invitare, magari anche dare qualche consiglio a qualcuno che è interessato. Va bene, io prima di tutto ringrazio anche gli altri ragazzi del team, esatto. di Astrobio, che senza il loro supporto saremmo ancora in alto mare. Da quando ci sono loro è cambiato tutto. E ringrazio anche i ragazzi internazionali, che abbiamo due collaboratori internazionali. Ah, pure. Quindi thank you. Thank you. Così. E niente, agli utenti direi di seguirci sui social network, principalmente Instagram, che è quello che utilizziamo di più, e sul sito web, per rimanere aggiornati con gli ultimi aggiornamenti e con qualunque nuova cosa noi possiamo inventarci in questo momento. Il futuro è nello spazio, mi dicono. E il futuro è nello spazio. Anche per il climate change, per tutto quanto. Quindi bisogna concentrarsi e fare il passo avanti. Io su questa cosa ho sempre avuto una certa fissazione. Per cui bravi, veramente bravi, bravi con la B maiuscola. Io vi ringrazio tanto e appunto vi do appuntamento eventualmente a una prossima volta, se volete tornare a trovarci. Volentieri. E io vi stalkererò, cioè aggiungetemi su Instagram quando vedete la notifica stasera, subito, mi raccomando. Va bene. Bene ragazzi, ancora una buona giornata e un grazie. Grazie a te. Ciao a tutti, agli amici di Storytime, e niente, noi torniamo tra poco dopo una piccola pausa.